Ti ho trovato qualche contatto? Un call center, lavapiatti da un cinese, rider, parcheggiatore. Lo so, non è un granché. Però sai, visto il tuo curriculum, mi sembra già un grosso risultato. Ma guarda che io ti ringrazio, ma un lavoro l'ho trovato. Che lavoro? Faccio assistenza a un anziano, un poveraccio, sta in condizioni pietose. Tu? Badante? Sì. Guarda, io ho una certa sensibilità, non si vede. Ma infatti non si vede per niente. Non so, a me sta cosa mi sembra abbastanza incredibile. Non capisco, ma il carcere ti insegna molto, capito? Io sono cambiato. Meglio così. Allora, non perché io non mi fidi di te, Però, mi porti qui questa persona, così chiudiamo questa pratica e non ci pensiamo più. Ma che dici? Oh, te dico sta male, è vecchio. C'è la sabbia che suo magna. Se non muove da casa, andova. Vabbè, guarda, non c'è problema. Vado io da lui. Dove abita? Un po' d'attenzione, perché non vorrei ripetere le cose due volte. Chiavile. Devi sapere che Babbo Natale è dotato di una serie di superpoteri. C'è poco da ridere. Scusa. Questi superpoteri sono: primo, calarsi velocissimamente in tutti i camini; secondo, in assenza di camini, passare attraverso i muri o attraverso qualsiasi ostacolo che dir si voglia; terzo, riuscire a realizzare tutti i desideri. Ma qui c'è un conflitto di interessi col genio della lampada. Ma che battuta imbecille. Perdona. Quarto, invisibilità. Quinto, viaggiare a velocità supersonica sopra la slitta. E sesto, buon ultimo, riuscire a portare un'infinità di regali grazie a questo speciale sacco, che qualsiasi cosa tu ci metta dentro non si riempie mai e non pesa niente. Oh, naturalmente, perché questi superpoteri funzionino bisogna prima indossare il vestito di Babbo Natale. Certo. Altrimenti non funzionano.